come si chiama? Angelini Maria Grazia. Senta, lei è moglie di uno degli imputati? Sono la moglie di Fabio Sali. Di Fabio Sali. In quanto tale, lei ha facoltà di non rispondere, rifiutare di rispondere alle domande che possano esserle poste. Vuol rispondere? Intende avvalersi di questa facoltà o intende rispondere alle domande? Mi avvalgo di questa facoltà. Ci sono osservazioni o altro? Nessuna? Si può accomodare, signora, grazie. Grazie. Maria Grazia Angelini, moglie di Fabio Savi, uno degli imputati accusati di far parte della banda della Uno Bianca, che nell'udienza dell'11 dicembre 1996 si avvalse della facoltà di non rispondere. Il PM quindi chiese di leggere le sue dichiarazioni rilasciate a verbale. Verbale di assunzione di informazioni all'ora del 22 novembre 94 alle ore 3.30. Negli uffici del commissariato di pubblica sicurezza di Rimini, il PM dottor Giovanni Spinosa, il dottor Daniele Pace, dottor qua non si legge, e dottor Valdo Giovannini procedono all'esame della persona informata Angelini Maria Grazia. Sono separata da Savi Fabio di fatto dal febbraio 1992. Ci eravamo sposati nel 1985. Se devo indicare una data che ha rappresentato la svolta delle mie relazioni coniugali con Fabio, indico il 5/12/1991. Era il compleanno di nostro figlio Alessandro, nato il gennaio 89, presumo il primo. No, non c'è, manca proprio, quindi. Dunque, era il compleanno di nostro figlio Alessandro, nato il 5 gennaio 89. Chiedo scusa a giudice presidente. Vi faccio notare che qui si è incorsi, allora, in un chiaro errore di battitura, un errore materiale, perché la signora dice: devo indicare una data che ha rappresentato la svolta, se devo indicare la svolta delle mie relazioni coniugali con Fabio, indico il 5/12/91. Era il compleanno di nostro figlio Alessandro, nato il 5 gennaio 89. Chiaramente deve leggersi 5 gennaio 91, c'è un 2 di troppo, altrimenti non ci sarebbe compleanno. Infatti sulla copia l'avvocato di parte civile è cancellato il 2 e rimane 5-1. Ah sì, perché era, c'era scritto 12, esatto. Comunque dalle deposizioni che abbiamo già raccolte si sa tutto del 5 gennaio. Attorno alle ore 17 rientrò Fabio, era in corso la festicciola del bambino. Avevo chiamato Riccardo Mazza, grande amico di famiglia, a fare le foto per la festicciola del bimbo. Fabio mancava dal giorno prima, cosa peraltro normale, in ragione del suo lavoro di camionista. Quando Fabio rientrò, venne accolto dalla soddisfazione di tutti. Tale clima di soddisfazione fu stemperato dal suo umore. Voleva che tutti andassero via. Ovviamente ciò non successe e lui si ritirò poco dopo nella sua camera. Quando verso le 18:19 gli amici andarono via, gli chiesi cosa avesse. Mi rispose con un niente che lasciava perplessi. La notte non riusciva a dormire e si rigirava nel letto. Fu lì che lo misi alle strette, riuscì a farmi dire le ragioni delle sue preoccupazioni. Mi disse che Roberto stava male ed aveva una pallottola nella pancia. Non gli chiesi dove fosse e presumo che non sia andato in nessun ospedale. Non so se Roberto sia andato a lavorare. Posso dire che l'ho rivisto nel febbraio-marzo e non mostrava segni di lesioni. Il 5 gennaio 91 e nei giorni successivi gli organi di informazione erano inondati dalle notizie relative ai tragici eventi di Bologna. Non so dire cosa mi indusse a chiedere a mio marito con la frase «Ma siete stati voi?» una risposta sul suo eventuale coinvolgimento nei fatti. Di certo notai mio marito un particolare interesse nel seguire quelle vicende. Probabilmente la mia fu una domanda istintiva, senza alcuna ragione specifica. Lui mi rispose con un lascia perdere che, se letteralmente può non voler dire nulla, per me, che lo conosco, ha avuto la valenza di una sostanziale ammissione, anche se devo precisare che lui non mi ha mai espressamente ammesso nulla né in questa vicenda né in altre vicende criminose. Questo colloquio avvenne a casa nostra e non vi erano altre persone presenti. Da quel momento si è rotto il rapporto di fiducia fra di noi. Dentro di me, infatti, cresceva il dubbio. Non era mai in casa e non sapevo cosa facesse. Ricordo che quando gli organi di informazione diffondevano le notizie sui fatti della Uno Bianca, mio marito e il fratello Roberto apparivano compiaciuti.
Per ciò che riguarda il carattere di mio marito e del fratello, devo dire che ostentavano disprezzo per tutto ciò che riguarda i deboli, i diversi, gli handicappati e le persone di colore. Posso aggiungere che la sensazione di un coinvolgimento di mio marito nei fatti della Uno Bianca mi è rimasta nella pelle. Infatti, anche dopo la nostra separazione, mi capitava di comprare il giornale solo nelle giornate in cui venivano riportate le notizie relative agli eccidi della cosiddetta Uno Bianca. Facevo ciò senza sapere che vi era stata impresa da parte di quella banda. Posso dire che nell'estate del 1992-93 mio marito è stato al sud, ignoro se Sicilia, Campania o altro, ed è tornato tutto ammaccato perché a suo dire era caduto da una scala. Ho saputo questa sera che è in corso un processo per l'eccidio dei 3 carabinieri al Pilastro, ma penso che costoro siano innocenti. Ignoro quali siano le amicizie di mio marito attuali e se prima della separazione avesse amicizie diverse da quelle comuni. Non ricordo che mai nessuno a me, sconosciuta abbia telefonato in casa per chiedere di lui. Voglio dire che io ero preoccupata e sono tuttora per l'integrità mia e dei miei parenti, perché mi aveva detto che se a lui fosse capitato qualche cosa c'erano i suoi amici che avrebbero appianato le cose. Per questa ragione ho parlato con Riccardo Matta, caro amico di famiglia, il quale mi aveva consigliato di lasciare una sorta di promemoria nel caso mi fosse accaduto qualche cosa. Mio marito era appassionato di armi. Si dato che vengono mostrati numero 5 identikit relativi al duplice omicidio dell'armeria Volturno. Questi identikit non mi dicono nulla. Mio marito era ideologicamente alle opposizioni di estrema destra, ma non mi risulta che abbia mai militato con movimenti, né che abbia mai avuto rapporti con strutture politiche. La sua era mera ideologia. C'è poi il verbale di interrogatorio, qual era l'altro? Quello del 28? Verbale di interrogatorio di persone informate sui fatti del data 28 novembre 94. La persona informata sui fatti dichiara che non intende avvalersi di questa facoltà. Dunque, è sempre l'Angelini Maria Grazia che parla. Nel corso dell'interrogatorio innanzi alla signoria vostra il 22 novembre 94 ho detto la verità, preciso però che poiché ero ancora molto frastornato da ciò che stava accadendo, non ho ritenuto di narrare tutti i fatti che erano a mia conoscenza. Ho certamente descritto quello che a mio avviso era il fatto più grave, e cioè la partecipazione di mio marito all'eccidio dei 3 carabinieri del Pilastro. Ho conosciuto mio marito, Savi Fabio, il 1 gennaio del 1979. Nel settembre del 1985 ci siamo sposati e sino alla primavera dell'87 ha avuto un comportamento da buon padre di famiglia. Nel maggio di quell'anno avvenne un fatto per me particolarmente doloroso in quanto ebbe un aborto spontaneo. Devo precisare che per miei problemi di salute avrei dovuto assumere continuamente dei medicinali al fine di far proseguire felicemente la gravidanza. Ricordo che quella sera chiesi insistentemente a Fabio di recarsi a casa di mia madre per prendere i medicinali che mi occorrevano, ma costui, anziché fare ciò, continuava ad armeggiare nella motocicletta Bimota. Soltanto verso le 22... Bimota. È una marca. È una marca di motocicletta. Non lo so, non è scritto da parte. Bimota. È soltanto verso le 22.30... è andato da mia madre per far ritorno dopo circa 2 ore. A quel punto io avevo perso già molto sangue e fu inevitabile interrompere la gravidanza. Da quel momento i nostri rapporti si raffreddarono ed egli ha cominciato a trattarmi male e anche in presenza di estranei mi offendeva con le frasi «questa donna è frigida, non sa muovere neanche un dito». Fu nel corso di quell'estate che io mi resi conto che mio marito insieme ai 2 fratelli, Alberto e Roberto, avevano iniziato a svolgere un'attività criminosa rapinando una serie di caselli autostradali utilizzando l'autovettura Fiat Regata di proprietà di Alberto. Ricordo che i 3 fratelli, alla mia presenza, commentavano compiaciuti gli articoli dei giornali in cui si parlava delle imprese della cosiddetta Regata Fantasma. Devo precisare che nel corso di quell'estate spesso Fabio usciva la notte raccontandomi che sarebbe andato a caccia di cinghiali col fratello Roberto. Ricordo che nel pomeriggio preparava le armi e in particolare un fucile a pompa che mi diceva che gli sarebbe servito per la caccia. Sicuramente quest'arma l'ha mostrata sia Riccardo Matta che a Squarcialupi Giuseppe. Devo dire che poiché mai nel corso di quell'estate mio marito ha portato a casa Selvaggina, io gli chiesi, sentendolo parlare coi fratelli
Alberto e Roberto, di caselli autostradali raffinati se fossero stati loro ad effettuare detti delitti. In più di un'occasione Fabio mi ha detto che non erano fatti miei e che se avessi fatto troppe domande sarei finita male. Poiché i rapporti con mio marito continuavano a peggiorare, egli, per farmi sentire del tutto impotente di fronte a lui, spesso, una volta tornato a casa, mi costringeva in un angolo e mentre mi trovavo in quella posizione mi raccontava di come aveva rapinato i casellanti utilizzando la regata di Alberto insieme agli altri due fratelli. Mio marito in quel periodo aveva un credito nei confronti di Grossi Savino, titolare di un autosalone sito lungo la circonvallazione di Rimini, zona Paduli. Mio marito vantava questo credito in quanto aveva effettuato delle riparazioni al Grossi, il quale non aveva onorato i propri debiti. Ricordo che mio marito parlava anche a pranzo del credito che aveva nei confronti del Grossi e quando lesse sul tarlino che avevano sparato nei confronti della vetrata del concessionario, gli chiesi se fosse stato lui. Egli mi rispose in senso affermativo. Dopo un paio di settimane, intorno alle ore 23, giunsero alla nostra abitazione Fabio, Roberto e la moglie di quest'ultimo. Appena giunti a casa, i due fratelli hanno acceso la televisione e la radio al fine di ascoltare qualche notiziario. Io mi resi subito conto che mio marito si comportava molto stranamente e quella notte stessa gli chiesi cosa avesse fatto ed egli mi disse: non sono cose tue, non ti manca niente, cosa vuoi? Poiché io insistevo, Fabio mi disse che se avessi insistito con le mie domande avrebbe coinvolto anche mio fratello e i miei genitori, affermando al processo che costoro erano i miei complici. La mattina seguente lessi sui giornali che vi era stato un attentato dei poliziotti mentre tentavano di sventare un'estorsione ai danni di Grossi Savino. Chiesi nuovamente a Fabio se lui e i suoi fratelli fossero coinvolti nella sparatoria e lui mi rispose affermativamente, dicendo che era loro intenzione scucire del denaro a Grossi. Circa un mese dopo la sparatoria, lungo l'autostrada in cui vennero feriti dei poliziotti, i tre fratelli giunsero a casa a Verucchio ed erano eccitatissimi, sembravano pazzi di gioia. Il giorno seguente, appresi dal Carlino che vi era stato un attentato a rapina ai danni della COP di Rimini, dove era stata uccisa una guardia giurata, disse a mio marito se l'atteggiamento tenuto la sera precedente era da ricollegare con quanto era avvenuto alla COP di Rimini, ed egli mi ha risposto affermativamente, dicendo che gli autori di quel reato erano stati loro, e cioè lui e i suoi due fratelli. Parlando di COP, devo anche dire che Fabio mi ha detto anche di aver commesso almeno uno o due rapine a supermercati COP a Bologna ed una rapina alla stessa catena a Pesaro. Anche in questi casi ho avuto la conferma dei fatti criminosi commessi da mio marito dopo che lo avevo visto particolarmente strano. Ormai ero un fatto di pelle, appena io lo vedevo in quelle condizioni, il giorno dopo acquistavo il quotidiano che gli mostravo, ove erano descritte le gesta criminali. In un'occasione Fabio mi disse di aver utilizzato dell'esplosivo per far saltare un furgone blindato. Devo anche dire che in un'epoca precedente alla mia separazione di fatto, cioè prima dell'aprile del 92, mio marito mi disse di aver ucciso un testimone che aveva assistito ad un cambio di auto immediatamente dopo una rapina. Devo dire che sempre spontaneamente mio marito mi disse che in una o due occasioni aveva aperto il fuoco nei confronti di un accampamento di zingari a Bologna. Ciò mi è stato riferito da mio marito in periodo invernale, poche settimane prima del compleanno di mio figlio, che cade il 5 di gennaio. Mio marito mi ha anche detto di aver commesso diverse rapine ai danni di benzinai. In particolare mi raccontò di aver gambizzato un benzinaio, il cui esercizio si trova lungo la statale che da Rimini conduce a Ravenna. Ora che sto cercando di ricordare i vari discorsi fatti da Fabio, ricordo che in un'occasione mi ha detto di aver sottratto due pistole in un'armeria di Bologna dopo aver ucciso una persona. In un'altra occasione mi disse che insieme ai suoi fratelli aveva compiuto una rapina utilizzando dell'esplosivo in un ufficio postale di Bologna, ove erano rimaste ferite decine di persone. Mi viene in mente che in un'occasione mio marito mi disse di aver ucciso, non so se lui direttamente o qualcuno dei suoi fratelli, un certo Primo Zecchi, ma oggi non so dire se si trattasse di un testimone o di un benzinaio. Mi disse anche di aver sparato ad un direttore di un ufficio postale in quanto si era opposto alla commissione di una rapina. Mio marito non mi ha mai detto di aver partecipato al tentato omicidio dei tre carabinieri di Miramare. A quanto mi è stato riferito da Fabio, suo fratello Alberto ad un certo momento ha abbandonato il gruppo e ha smesso quindi di frequentare gli altri due fratelli. Non so dire per quali ragioni Alberto si sia ritirato dalla banda. Circa un anno e mezzo fa ho raccontato a Mazza Riccardo dei miei sospetti circa le attività criminose dei tre fratelli Savi,
ma costui mi disse che non poteva credere a quello che io gli stavo raccontando. Sono convinta che il responsabile dei delitti commessi dai tre fratelli Savi vada ricercato nel padre di costoro. Quando ci trovavamo a tavola, costui diceva che era un bene che fossero stati uccisi dei negri e che bisognava far pulizia negli zingari. Quando il discorso cadeva sulle attività criminali della cosiddetta banda della Uno Bianca, il padre di Fabio era orgoglioso dell'attività posta in essere da quelle persone. Tra Giuliano Savi e i suoi tre figli non vi è mai stato dialogo fin dall'infanzia. Fabio mi ha raccontato che il padre, spesso ubriaco, inseguiva Roberto e Fabio impugnando un coltello. A quel punto spesso interveniva la madre, a cui il padre puntava il coltello alla gola. Il padre di Fabio mi ha raccontato che nel corso dell'ultimo conflitto bellico, insieme ad altre persone organizzate in bande, davano la caccia agli ebrei e una volta trovati li rasavano lasciandogli in testa una croce e per far sì che crescessero i capelli li cospargeva e per far sì che forse che non crescessero i capelli li cospargeva di catrame bollente. Nel gennaio del 92 Fabio si è recato in Ungheria su consiglio di un amico fotografo, un certo Sandro, gestore di un laboratorio di fotografia denominato Viola, che si trovava sino a qualche tempo fa nei pressi del negozio di elettrodomestici Chiari. Sandro disse a Fabio che avrebbe potuto impiantare un import-export di prodotti ottici. Nell'occasione venne accompagnato da Squarcialupi Giuseppe ed insieme conobbero Eva, la ragazza ungherese che è stata arrestata con Fabio a Tolmezzo. Mio marito non mi ha mai parlato della falange armata, devo anzi dire che mio marito e i suoi due fratelli si stupivano molto delle rivendicazioni che la falange armata faceva una volta che costoro avevano commesso delle azioni criminali. Fabio e i suoi fratelli avevano un orientamento politico di estrema destra, ma non hanno mai partecipato attivamente a nessun movimento politico. Dunque, verbale di assunzione di informazioni resa da Angelini Maria Grazia il 1 dicembre del 94. Dunque, intendo rispondere, nonostante il pregresso rapporto di matrimonio con Fabio Savi. Ho conosciuto Fabio quando avevo 15 anni e lui ne aveva 19, in discoteca, ed abbiamo cominciato a frequentarci. Lui all'epoca era capo operaio nel reparto verniciatura della Ideal, verniciature industriali, sull'autostrada per San Marino, ed era molto stimato e benvoluto nell'ambiente di lavoro. Io cominciai subito ad avere un buon rapporto con il nucleo familiare di Fabio, che trovavo unito ed armonioso. La sua passione era essenzialmente la moto e non ha mai dimostrato interesse per le armi. La prima pistola la comprò dopo che eravamo già sposati e quindi dopo il 1985. A Fabio il suo lavoro non piaceva più di tanto, perché odiava avere le mani sporche e cercava un altro tipo di impiego che gli consentisse di evitare quell'inconveniente. Ricordo che l'accompagnai a Forlì per fare domanda come sottufficiale dell'esercito, mentre lui mi raccontò che prima di conoscermi aveva già fatto domanda in polizia e non era stata accolta per i suoi problemi di vista. Non è riuscito neanche a fare il concorso per sottufficiale nell'esercito, perché quando lo chiamarono aveva già superato i 26 anni. Non ha fatto neanche il militare perché gli arrivò il congedo a 20 anni, credo per sovrannumero, così almeno mi disse lui, e non per problemi di vista. A Fabio mancano 2 decimi in entrambi gli occhi. Lui si sente molto a disagio senza occhiali. Provò per un periodo molto limitato le lenti a contatto, ma lasciò perdere perché non le sopportava. Prima di sposarci, nell'84 o 83, lui aprì un'officina e la tenne aperta fino al 1987-88, comunque prima della nascita di mio figlio Alessandro, avvenuta il 5 gennaio 89. Dopo ha fatto per un periodo l'agente di commercio e dopo ha fatto il camionista. Trasportava frutta e verdura e, a parte un'unica esperienza all'estero, 4-5 giorni in Inghilterra, ha sempre lavorato in giro per l'Italia. Lui era un incostante nel lavoro e non era disposto a sottomettersi. La convivenza è durata fino al marzo 92, quando lui è andato via di casa. Nell'aprile abbiamo iniziato la pratica di separazione e nel settembre ci siamo separati consensualmente. Prima del gennaio 92 Fabio non mancava per periodi lunghi da casa, mentre dal gennaio 92 cominciò a fare alcuni viaggi in Ungheria, su proposta di un suo amico, un fotografo dello studio Cinefoto Viola di Rimini, al fine di iniziare un'attività commerciale. Ricordo che la prima volta andò in Ungheria col suo amico Squarcialupi Giuseppe, che mi risulta faccia l'oraco. Delle frequentazioni di Fabio, oltre ai fratelli Roberto e Alberto, che in famiglia veniva chiamato Luca, ricordo di aver visto in qualche occasione tale Pietro, che dai giornali ho preso chiamarsi Gugliotta e che frequentava la casa Savi sin dai primi tempi del mio matrimonio,
che in un paio di circostanze è venuto anche a casa nostra. Nulla so di un suicidio di un poliziotto avvenuto nel 1987 di nome Carlo e non ne ho mai sentito parlare. Sempre nel 1987 Fabio aveva rapporti con Savino Grossi, commerciante di Rimini. Ricordo che Fabio mi parlò di questa persona dicendomi che doveva avere dei soldi da lui e che per questo motivo aveva voluto intimorirlo. La sera della sparatoria in autostrada io ho visto tornare Fabio con Roberto e Alberto ed erano molto agitati. Hanno acceso la televisione immediatamente, ma a me non hanno voluto dire niente. Il giorno dopo ho appreso dalla stampa che erano stati feriti 3 poliziotti sull'autostrada e in seguito, a mia richiesta, lui mi confermò dicendomi che il Grossi non doveva chiamare la polizia. In precedenza c'erano stati tutti gli episodi legati alla regata, che era la macchina di Alberto. Faccio presente che io non potevo comunque parlare o denunciare lui e i suoi fratelli per paura, o anche perché lui mi ricattava moralmente, sapendo la mia debolezza dovuta all'attaccamento ai bambini, dicendomi che il figlio di Roberto, Simone, sarebbe rimasto solo. Da quel periodo sono cominciati tutta una serie di episodi ed io vedevo Fabio sempre più trasformato, anche se ufficialmente continuava a fare l'autotrasportatore, almeno fino all'89, e in seguito altri lavori, quali l'imbianchino per conto proprio. Per quello che io so, lui non aveva un luogo di riferimento dove si trovava con i fratelli o con altre persone. L'impressione che ricavavo io era che l'attività di Fabio non avesse uno scopo ben preciso o degli obiettivi premeditati. Ricordo che Fabio si meravigliava, senza peraltro lamentarsi, del fatto che sigle quali la Falange Armata rivendicassero episodi che aveva commesso lui. Peraltro non mi è mai capitato di sentire Fabio negare la partecipazione o la responsabilità di un qualche episodio che i mezzi di comunicazione attribuivano alla Uno Bianca. Non ho ricordi relativamente a un episodio avvenuto a Cesena nel giugno 91 riguardante la morte di un benzinaio. Io ricordo solamente un nome, che è quello di Primo Zecchi, ma non so dove il fatto sia avvenuto e quando e che lavoro facesse questa persona. Il nome Mormile non mi dice niente. Non mi risulta che Fabio andasse nelle zone del Milanese, perché anche quando faceva il camionista andava al sud o girava i mercati dell'Emilia Romagna. C'è una frase che rimane in sospeso, vabbè. Non mi dice niente neanche il nome Macau da Domenico e non ho mai sentito parlare mio marito di depistaggi o altro. Quando ho detto nel verbale del 22 novembre 94, riferendo alla frase di Fabio, che se a lui fosse capitato qualcosa c'erano i suoi amici che avrebbero appianato le cose, intendevo dire che mi ha sempre detto che se l'avessi tradito qualcuno sarebbe comunque rimasto fuori ed io sarei stata punita in una maniera o nell'altra. In questi giorni ho avuto modo di riflettere e ritengo adesso che Fabio all'epoca poteva intimidirmi, ma adesso mi rendo conto di quanto fosse debole e non ho più paura. Non ho più scritto il promemoria del quale parlo, sempre nel verbale del 22 novembre. Io ricordo che per dare una prova di quello che dicevo al mio amico Riccardo Matta, gli dissi che Roberto aveva una pallottola nella pancia dalla sera del pilastro, circostanza che mi aveva rivelato Fabio, ma il Matta non mi ha preso sul serio. Io, dopo che Fabio è andato via di casa ed ha cominciato a vivere con Eva Micula, ho avuto dei contatti telefonici con lei e negli ultimi tempi anche un certo dialogo. A me sembrava pentita del fatto di essere venuta a vivere in Italia con Fabio. Mi aveva detto che Fabio cominciava ad essere violento e che una volta che era scappata e Fabio la era andata a riprendere col consenso di lei, l'aveva picchiata violentemente. La mia domanda mi rispose che aveva avuto un ripensamento dopo la fuga perché voleva molto bene a Fabio. Invece con me, a parte 3-4 episodi nei 7 anni di convivenza, nei quali mi ha picchiato, ricevendo anche una mia reazione, Fabio non era violento, ma era particolarmente minaccioso e annullava la mia volontà. Ecco, Presidente, adesso se possiamo dare lettura dei verbali contraddistinti progressivamente dai numeri 5 e 6. Il numero 5 è brevissimo, il 6 affronta la telefonata intercettata con Mazza Riccardo. Però io vi produrrei, è un documento, una visura del PRA, dal quale si evince che Savio Alberto ha posseduto una Fiat Regata dal 22 giugno 1987 al 28 dicembre 1988. Mi aggancio... Risulta anche il colore? Comunque abbiamo un solo episodio noi, l'altro è una vettura Ascona rubata a rossa. Rapinata. Abbiamo un solo episodio nel quale venne utilizzata la Fiat Regata. Mi spiace. Dunque, il 5 gennaio 95, la Angelini Maria Grazia risponde al dottor Giovanni Spinosa. Dunque,
Poiché lei mi chiede di dire quali macchine io abbia visto nella disponibilità di Fabio, riferisco quanto segue. L'ho visto con una 124 Sport azzurra, una 500, una 127 rossa ed una 127 blu. Non ricordo quale delle due ebbe per prima. Un'Alfetta blu, una Peugeot 405, una Tema o blu scuro o nera e poi un'altra Tema del medesimo colore. Una 1 di colore oro ad alimentazione diesel, una Mercedes ed una Peugeot rossa. Non l'ho mai visto con una Ford rossa. Non so dire se nell'estate del 93 avesse la disponibilità saltuaria di una simile autovettura, perché lo vedevo raramente. Nella nostra cerchia di amicizie non vi erano dei sardi. Fabio aveva degli amici che andavano in moto con lui e che io non conoscevo. 6 maggio. Verbale 6 maggio 1995. Avanti all'ispettore Ramini e al maresciallo Contini. Verbale 7, numero 7. Ah, 6 maggio. Grazie. L'ufficio le rende integrale lettura dell'interrogatorio redatto nella giornata di ieri 5 maggio avanti alla PG chiedendole di confermare o meno il contenuto. Lo confermo, fatta eccezione delle sottonotate affermazioni. Lo devo leggere tutto? Sono 3 facciate, sì. Esclusivamente perché abbiamo sentito 2 udienze fa Riccardo Mazza e abbiamo parlato di una telefonata intercorsa tra i due. Sì. Può essere per l'immediatezza, Allora, non è vero che la Maltoni preordinatamente mi aveva invitato a confermare le sue dichiarazioni. La Maltoni? Sì, attinenti. Sì. La Maltoni l'abbiamo sentita, credo, no? La sua amica. Sì. Ah, ancora. Sì. Dunque, non è vero che la Maltoni preordinatamente mi aveva invitato a confermare le sue dichiarazioni attinenti la mitraglietta mostratale da Fabio. Quell'affermazione convergente alla deposizione della mia amica, o meglio a quanto lei mi aveva detto di aver dichiarato, è stata una mia iniziativa, volendo in cuor mio evitare divergenze nella ricostruzione dei fatti. Ciò poiché o non volevo creare problemi alla Maltoni. Ribadisco che l'episodio in disamina non me lo ricordo. Quando affermo che io avevo la prova che Savi, Fabio e Roberto avevano partecipato all'omicidio dei 3 carabinieri al Pilastro, voglio intendere che avevo le prove anche sulla partecipazione di Savi Alberto, poiché Fabio, nel dirmi che Roberto era stato ferito, mi disse che nell'episodio era coinvolto. No, non la confermo. In effetti, anche dopo quell'episodio con il Mazza ne ho riparlato, poiché era lui stesso ad insistere affinché io denunciassi Fabio. Perché nell'interrogatorio di ieri, dopo che i verbalizzanti più volte l'avevano invitata a sforzarsi di questa sua dichiarazione, ha affermato di essere sicura di avere parlato del fatto con il Mazza una sola volta e poi più, perché lo volevo difendere. Da che cosa voleva difendere il Mazza? Perché va in galera anche lui. E per che cosa doveva andare in galera Mazza Riccardo? Perché sapevo che il Mazza sapeva. L'ufficio, come ha solo fatto preliminarmente ieri, la invita a decrittare il senso del contenuto della telefonata intercorsa tra lei e il Mazza in data 10.11.94 alle ore 20. Dunque, premetto che la telefonata in disamina è successiva a quella fatta nel giorno precedente dal Mazza Riccardo, durante la quale mi informò che gli investigatori bolognesi si stavano interessando, per i fatti della Uno Bianca, ad una Mercedes del tutto simile a quella tenuta da Savi Fabio. Relativamente alla conversazione che volete che io analizzi, preciso che inizialmente la stessa verte sulla condotta posta in essere da mio marito Fabio in relazione alla demolizione e o sparizione della propria autovettura Mercedes. Successivamente il discorso viene incentrato sulle attività investigative poste in essere dagli inquirenti in ordine alla cosiddetta banda della Uno Bianca e sulle reali ed effettive possibilità dei fratelli Savi di sapere in anticipo le mosse degli investigatori nei loro confronti, atteso che Roberto lavorava alla questura di Bologna e Luca lavorava al commissariato di Rimini. L'ufficio le renderà integrale lettura delle affermazioni fatte da lei e dal Mazza durante la conversazione in disamina, invitandola a spiegare il senso della frase. Va bene. Luca, cosa intendeva dire con la frase «ha mangiato la foglia, il tipo lassù»? Il tipo lassù è Savi Fabio. L'espressione sottintende che Fabio era venuto a conoscenza del fatto che la sua autovettura era oggetto di indagine.
Avevo maturato questa opinione considerando che quella stessa sera, prima della telefonata, Fabio, a mia richiesta, mi aveva detto di essersi disfatto della Mercedes, accompagnando le parole con il gesto di due mani parallele che si congiungono lentamente. Ho interpretato questo gesto come volesse indicare la distruzione dell'automezzo. Cosa intendeva dire con la frase «tanto Luca è lì»? Intendevo dire che ritenevo che Fabio fosse stato informato delle ricerche della sua autovettura dal fratello Alberto, soprannominato Luca, in servizio presso il commissariato di Rimini. Non so per quale motivo il mio pensiero sia caduto su Alberto e non su Roberto, che sapevo svolgere attività come poliziotto presso la questura di Bologna. Invece il Mazza era di opinione diversa, poiché, per quanto lui mi aveva detto, aveva preso dell'attività investigativa a Bologna, allorquando si era recato a sparare presso il poligono di tiro della Polizia di Stato. Pertanto lui riteneva che le conoscenze fossero state acquisite da Roberto, che lavorava nella questura di quella città. Cosa intendeva dire con la frase «vabbè, il centro è su»? L'espressione «centro» è riferita al capo della banda, e cioè a Savio Roberto, al quale avevo sempre attribuito le maggiori responsabilità ed un ruolo negativo nei confronti di Fabio. Con la frase «lo so», alla quale rispondo alle parole del Mazza «c'è un solo modo, dai, non c'è un caso da fare», cosa intendeva dire? Intendevo dire che mi rendevo conto che avrei dovuto denunciare alle forze di polizia quanto a mia conoscenza. Cosa intendeva dire con la frase «lo so, i modi per evitarli ce li hanno»? Intendevo dire che Alberto e Roberto, lavorando rispettivamente nel commissariato di Rimini e nella questura di Bologna, potevano sapere in anticipo ogni mossa investigativa e quindi adottare le opportune precauzioni. Cosa intendeva dire con la frase «un giorno chissà, beccheremo anche quello, quando non avremo nient'altro da fare»? Intendevo dire che nel momento in cui mi sarei sentita sicura per la mia incolumità, avrei forse dato l'informazione delle mie conoscenze agli organi inquirenti. Passiamo alla deposizione di Luana Nobili, la moglie di Marino Occhifinti. Sentiamo quanto ebbe a dichiarare nell'udienza dell'11 dicembre 1996. Buongiorno, si accomodi, signor. Si chiama? Senta, lei ha facoltà di non rispondere all'esame testimoniale alla quale verrà sottoposta. Intende avvalersi di questa facoltà? Non intende avvalersi di questa facoltà. Allora ha l'obbligo di dire la verità. Pubblico Ministero, però. Lei è la moglie di Marino Occhifinti? Quando l'ha sposato? 24 aprile 88. 24 aprile 88. Dove andaste ad abitare? Via Pascoli 12 a Castelmaggiore. Da quando materialmente occupaste quell'appartamento? Da marzo. Da marzo? Sì. Quindi da marzo l'appartamento di Via Pascoli di Castelmaggiore era nella vostra disponibilità? Sì. Via Pascoli è lontana da Via Gramsci di Castelmaggiore? Via Pascoli all'inizio, proprio all'inizio, all'entrata di Castelmaggiore, la seconda strada a destra, e Via Gramsci, Via Gramsci è la strada principale. Allora gliela pongo in maniera più precisa. Via Pascoli è lontana dalla COP di Castelmaggiore? Non è vicina. Non è vicina? No. È raggiungibile a piedi? Ma se si vuole, sì. Senta, lei ha saputo nell'aprile 88 che presso la Coppa di Castelmaggiore vennero ammazzati due carabinieri? No. Non l'ha saputo? Cioè, l'ho saputo, sì, da quando successe, sì, scusi. No. Quando successe? Quando sì, successe. Quando successe, sì. Marino dov'era quella sera? Eravamo a casa. In Castelmaggiore? Sì, stavamo preparando, ci sposavamo il 24, non so che giorno è successo il fatto, comunque stavamo preparando la casa. Il 20 aprile è successo il fatto al quale... Vennero a trovarlo dei colleghi quella sera? No, nessuno. Si fece un po' di confusione nell'appartamento quella sera? No. Può darsi, cioè si stava mettendo a posto, per cui può darsi che si sentisse, non so... sistemare la casa, quello può darsi. Avevate difficoltà economiche in quel periodo? No. Marino quanto guadagnava? Ah, oddio, non lo so precisamente, 1,5 milioni, non lo so precisamente. Dica lei. Ultimamente guadagnava 1,8 milioni, 2. No, nell'88. Non lo so, lo stipendio di allora non lo so con esattezza.
Intorno al milione e mezzo. Non me lo ricordo. Intorno al milione e mezzo, ha detto lei. Sì, penso di sì. Lei lavorava? Sì. Dove lavorava? All'infortunistica Tossani. E presso questo studio di infortunistica lei conobbe Marino? Sì. Okay. Senta, per quanto tempo avete abitato in via Pascoli? Per 6 anni. Quindi fino al 90? Siamo andati 3 anni fa, siamo andati via. Dammo via 3 anni fa, la bambina aveva 3 anni. Fino al 93 più o meno. E compraste un'altra casa dove? Via La Pira 5, a Castelmaggiore. Sempre di Castelmaggiore. Quanto la pagaste? Ma la casa non è nostra, è ancora della cooperativa, perché deve essere finita di pagare. Per quanto vi siete, diciamo, impegnati a pagare? Ma sarà intorno a un centinaio di milioni, presumo. Intorno? A un centinaio di milioni. Però, non so, forse anche di più. Lei so. Disse sì. Il 29 novembre del 94? 200 milioni. 200 sì, milioni. Sì. Non mi ricordo, cioè non so, bisogna guardarci, non lo so con esattezza, comunque presumo che sia all'incirca sui 100 milioni da quello che ho appreso. Ecco, e io le ricordo che lei il 29 novembre del 90... capito, ho detto 200 milioni il 29 di novembre. Come spiega che allora disse 200 e oggi dice 100? Ma sa, il 29 di novembre non pensavo addirittura che fosse già comprata, non lo so, cioè, non mi ricordo neanche. Vabbè, comunque una contestazione formale. Senta, vero è che beneficiaste di un buono casa della regione Emilia-Romagna a fondo sì, perduto? Sì, sì, sì. Per quanti milioni? 20 o 30. 30. Vi dissi 30, ma forse anche 20, non lo so. Senta, parliamo del 93, 92-93, quando praticamente acquistate la casa a Castelmaggiore, anche 94. Lei quanto guadagnava al mese? Molto. All'incirca, era una libera professionista, lo stipendio variava dai 6 ai 10 milioni al mese. Dai 6 ai 10 milioni al mese. Senta, io ho qui le sue dichiarazioni dei redditi, dall'87 in avanti. Nell'87 lei ha dichiarato... Ascolti. Nell'87 lei ha dichiarato 11 milioni, nell'88 12, nell'89 8 milioni... Nel 90 12 milioni, nel 91 1 milione e 4, nel 92 non ha presentato la dichiarazione, nel 93 ha dichiarato 5 milioni, nel 94 non sono disponibili i dati della dichiarazione 740, ma abbiamo ricostruito il suo movimento d'affari, volume d'affari, e lei ai fini IVA ha dichiarato 11 milioni. Sì, non erano, erano in nero insomma. Erano in nero. Chi la pagava in nero? Signor giudice, non può rispondere su domande. Comunque ha facoltà di non rispondere a queste domande. Anche incriminare certo. Per evasione fiscale. Lei su questo qui non si discute, credo, di evasione fiscale della signora. No, 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 però io direi. Lei su queste allora domande non risponde. Senta. Lei ha conosciuto dei colleghi di Marino? Sì, molti. Tra costoro c'era anche Savi Roberto? Sì. Si incontravano dove Marino e Roberto? Ma Marino e Roberto non... le volte che ci siamo visti nel momento stesso in cui ho conosciuto mio marito. Roberto Savi era il suo capopattuglia, di conseguenza ci siamo visti 2 volte, ci invitò a cena. Roberto? Sì, ma non mi risulta che mio marito e Roberto Savi si vedessero... o fossero amici a questo punto. Senta, delle persone imputate in questo processo, delle quali le ricordo i nomi, a parte suo marito, abbiamo Fabio Roberto Alberto Savi e Gugliotta Pietro. Lei ha conosciuto, oltre a Roberto Savi, qualcuna di queste persone? Gugliotta Pietro era un mio cliente, lo conobbi prima di conoscere mio marito, era un mio cliente dello studio Tossani. Anche lui? Sì. Quindi anche Marino era un cliente? Sì. Ho capito. Che era successo a Gugliotta per avere necessità dello studio Tossani? Aveva avuto un infortunio, un sinistro stradale, sì. Presumo, ma senz'altro, perché se era lì... Se non lo sa lei? Sì. Senta,
Vero è che nel 1988 suo marito ebbe un esaurimento nervoso? Non ebbe un esaurimento nervoso. Che cosa ebbe? Era stressato. Perché? Perché ci conoscemmo in novembre e io in dicembre ero già in gravidanza, quindi insomma ho avuto una bruttissima gravidanza, c'erano un po' di problemi, insomma, da trovarsi così fidanzati, a trovarsi a doversi sposare, insomma, per lui fu abbastanza problematico, insomma. Prese delle ferie in quel periodo? Sì. Inverno 88. Nel febbraio. Nel febbraio. Quanti giorni, se lo ricorda? Ma dall'11 fino alla fine del mese. Adesso non... Quanto guadagnava all'epoca Marino? Ha detto 1,5 milioni. Sì. 1,5 milioni. Lei aspettava un bimbo? Sì. Possiamo dire che Marino aveva bisogno di soldi? Ma Marino è sempre stato aiutato dai suoi genitori, quindi... Sempre stato aiutato dai suoi genitori, quindi... E che lei sappia, Marino, nell'inverno 88, chiese soldi ai suoi genitori? Ma non lo so. Dove viveva Marino? Prima in che... caserma. Dove? In via Cipriani. Ha mai saputo se Marino acquistò delle armi? No. Non l'ha mai saputo? No. Quando è che ha saputo per la prima volta che Marino acquistò un fucile a pompa? Ma quando lo arrestarono. Come reagì Marino quando apprese dell'arresto di Roberto Savi? Ma in quella settimana stava poco bene, era influenzato, era sì, dispiaciuto per questo fatto. Era comunque, tra l'altro era influenzato, quindi insomma era abbastanza giù. Per l'influenza? Sì, stava poco bene, poi era dispiaciuto per l'arresto di Savi, ovviamente erano colleghi. Ci dica se le ricorda le esatte parole che disse Marino nel momento in cui seppe per la prima volta che era stato arrestato Roberto Savi, il suo vecchio compagno di volante. Disse: hanno arrestato Roberto Savi, dicono che faccia parte della Uno Bianca. Non ci posso credere, è impossibile. Impossibile. Senta, ho quasi finito. Ha mai saputo della partecipazione a fatti criminosi? Scusi, fatta? Marino, le ha mai detto di aver fatto delle rapine? No. Mai? No. Il tenore di vita di Marino com'era? Normale. Che significa normale? La vita di una persona normale che lavora. Marino è una persona che è tutta a casa, lavoro e famiglia, quindi lavorava e per il resto stava con noi. Che macchina aveva al momento dell'arresto? Un Audi 80. Comprata quando? Non so se un anno prima. Pagata in contanti? Non lo so. Pagata quanto? Ma non lo so, non so cosa costa un Audi 80, sinceramente. Non lo so nemmeno. Neanch'io. Lei che vettura aveva al momento dell'arresto di Marino? Una Uno rossa. Una Uno rossa. Un'altra domanda. Luca Moser, parte civile. Senta, signora, per cortesia. Roberto Savi ha partecipato al vostro matrimonio? Sì. Quanti altri poliziotti hanno partecipato? Una quindicina di colleghi. Erano gli amici più stretti? Ma Marino non aveva amici stretti, era il suo, in quel momento erano le persone della volanza, del suo turno. Al matrimonio non avete invitato gli amici più stretti? Sì, ce n'erano. La ringrazio. Ci sono domande? Avvocato Lammioni. Avvocato Lammioni, sempre ritornando allo stato di salute di suo marito, fu lei ad accompagnare suo marito dal dottor Scarzi? Sì. Quando partorì la prima figlia? Il 13 settembre dell'88. Lei ha mai visto delle armi in casa? No. Sì, a parte quella d'ordinanza, ovviamente, ultimamente avevo una pistolina piccola, comunque denunciata regolarmente. E nel febbraio dell'88 lavorava, ha detto, da Tossani? Sì. Quali orari e quali mansioni svolgeva lei? Io ero
stavo dietro la parte medica insieme a un'altra mia collega e l'orario era dalle 9:30, dalle 9 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 20. 20, 20 e 15, insomma. Prima ha ricordato che dall'11 di febbraio, alla fine del febbraio 88, suo marito era in ferie. Ecco, come passava il suo tempo, suo marito, in quel periodo lì, insomma, i periodi di ferie? Dal momento che non eravate ancora sposati o quantomeno non eravate ancora conviventi a Castelmaggiore? Ma marito spesso stava a dormire a casa mia e poi dopo la mattina mi accompagnava allo studio Tossani, era sempre quasi solo studio Tossani, poi magari andava a fare una passeggiata e tornava, e a mezzogiorno si mangiava insieme e poi dopo così il pomeriggio mi aiutava a inserire dei dati al computer. Quindi Occhipinti addirittura dava un contributo allo studio sì, di sì, Tossani? Sì, sì, sì. Sì, tanto più che il professor Tossani all'epoca si lamentò di questa cosa, non voleva che un poliziotto entrasse nel computer dello studio, insomma. Senta, e alla fine del suo orario di lavoro, Occhipinti era sempre lì, sì, da lei, sì, in quel periodo? Si scendeva insieme. Quindi, ascolti, ovviamente io devo fare una domanda in relazione ai suoi ricordi, ma per quella settimana lì, dall'11 di febbraio, fino alla fine del mese di febbraio, può dire che Marino normalmente veniva da Tossani e normalmente la riprendeva, sì, 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 all'uscita del lavoro? Sì. Quindi in ipotesi il giorno 19 febbraio 1988 era un giorno qualsiasi come tutti gli altri? Era un giorno qualsiasi, sì. Si ricorda quando andò dalla famiglia di suo marito? Il 14 marito. Di febbraio, a conoscerla, ecco, il 14 dove di febbraio, a Santa Sofia, dove abitano loro. Perché fino a quella data lì non conosceva la famiglia? No, di no. Fino a... com'è che si ricorda proprio esattamente quella data? Beh, era il giorno di San Valentino e comunque è stato il giorno in cui mio marito ha detto a mia suocera che ero in gravidanza, perché ancora, ecco, non lo sapeva. Lei ha parlato prima di una cena o due che avrebbe avuto con Roberto Savi. Le può collocare nel tempo queste cene che lei avrebbe avuto con Roberto Savi? Sì, prima di febbraio comunque, a dicembre-gennaio, insomma. Dicembre-gennaio del? Già dell'88. Dicembre dell'87 e gennaio dell'88. Ecco. Dopo queste due cene lei ha avuto occasione di rivedere Roberto Savi? Se sì, quando? Allora, l'ho rivisto il giorno del matrimonio, con tutti gli altri colleghi ovviamente, e poi dopo venne a trovarmi quando nacque la bambina, la prima bambina. E cioè la Carlotta. La Carlotta, con molti altri colleghi, non venne solo lui. Dopo la nascita della Carlotta, lei ha più visto o sentito Roberto Savi? Ci siamo, durante la visita del maternità che mi fece, invitai lui e sua moglie poi a vedere la bambina, quindi tornò una volta o due dopo la nascita di mia figlia. Ecco. E dalla nascita di sua figlia ai giorni nostri, cioè al momento dell'arresto di no. Sua figlia, lei ha mai visto... L'ha sentito per caso per telefono? Sì, l'ho sentito una volta. Può dire quando e in che circostanza? Quando ebbe un sinistro, io all'epoca lavoravo all'infortunistica SID e avevo un blocco con dei nominativi di persone sinistrate e tra queste c'era il nome di Roberto Savi. Ovviamente era il mio lavoro prendere delle pratiche e quindi conoscendolo telefonai. Chi le rispose? La moglie. Dopodiché? Dopo richiamò lui, non mi ricordo se il giorno stesso o il giorno dopo, questo non lo posso dire di preciso. Poi lei il suo ufficio, il SID, seguì la pratica? No, no, non venne mai, disse che sarebbe venuto ma non la portò mai. Lei conosce la signora Baietti, Alessandra? Sì, sì, bene, molto bene. Perché la conosce? Perché ci siamo conosciute allo studio Tossani. Nell'83, quando io andai a lavorare lì, lei era appena arrivata da 2 mesi e da loro ci siamo sempre frequentate. Ci frequentavamo allora che io stavo con un altro ragazzo,
per 4 anni e mezzo e poi dopo ci siamo sempre frequentate da quando mi sono sposata. Quindi eravate molto amiche. Molto amiche, ha tenuto a battesimo mia figlia. Oltre che colleghe di lavoro. Certo, sì, sì, sì. E la Baietti Alessandra, nel periodo in cui suo marito, l'allora suo fidanzato, era in congedo, sì, lavorava, certo, da Costanza. Sì, sì. Quindi si può dire che dall'11 di febbraio in poi anche la Baietti lavorava da Costanza. Certo, sì, sì, sì. Io non ho altre domande. Posso? Prego. Che orario faceva da Tossani? Dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 20. Senta, lei ha mai conosciuto Fabio Savi? L'ho visto una volta. Ecco, ci dica dove l'ha visto. Ma l'ho visto a casa di, come ho già detto, a casa di Roberto durante una di quelle cene. Entrò, poi disse dopo, andò via subito, disse dopo che era suo fratello, ma non è che ebbi modo di parlargli o di stringergli la mano, che altro, ecco. Mm. C'era anche Marino? Sì. Come reagì Marino all'arrivo di Fabio? Normalmente. Che significa normalmente? Cioè normalmente che non disse niente, ecco, non, come me, ecco, la mia stessa reazione. Lei può affermare o escludere che Fabio, che Marino conoscesse già in precedenza Fabio? Non posso né affermarlo né escluderlo. Grazie. Scusi, quando ci fu questa cena? Ma quelle, durante quelle due cene, fra dicembre e gennaio. Di che anno questo? Del dicembre dell'87 e gennaio dell'88. Luca Moser, parte civile, sempre. Da allora non l'ha più visto? Chi? Fabio? No, no. Sempre in relazione ad una domanda introdotta dal difensore. Signora, lei ha detto che invitò Roberto Savi e sua moglie a venirvi a trovare per vedere la bambina. Sì. Ci può dire in che rapporti era con la moglie di Roberto Savi, la signora Ceccarelli? Di conoscenza, cioè ci conoscevamo, non eravamo amiche, ecco. Ha mai parlato con la signora Ceccarelli del periodo di difficoltà che ha avuto Marino nel febbraio dell'88? No. Signora, qual è il suo nome di battesimo? Nobile Luana. Com'è registrata? Nobile Luana e Lorella mi chiamano in chiesa, mi hanno chiamata Lorella, quindi poi mi hanno sempre chiamata Lori. Chissà che viene chiamata anche Lorella? Tutti, perché mi presento come Lorella. La ringrazio. In occasione di quelle due cene alle quali lei ha fatto riferimento, è possibile che lei e la Ceccarelli siate rimaste sole a parlare da voi o no? No. Può escludere che gli uomini si siano alzati per trasferirsi in un altro ambiente? Sì, sì, lo escludo. Grazie. Senta, mai conosciuto Alberto Savi? No. Non ci sono altre domande, si può accomodare, grazie. Non so, volevo dire un'altra cosa. Prego. Ma sì, non so se si può dire. Per il... Spontaneamente, dica. Ecco, per il 19 di febbraio... Sì. E il giorno in cui mio marito è, per il quale è imputato, ecco, il 19 di febbraio mio marito era allo studio Tossani, uscì con me alle 8 di sera, uscì con me, e mi ricordo questa cosa perché questa signora Alessandra Baietti quella sera doveva andare a una cena con il marito e la ditta per la quale lavorava il marito al ristorante Calzavecchio. Quindi la mattina dopo, cioè siccome noi poi ci si frequentava molto spesso, appunto quella sera quando uscimmo, Marino non vedendoli disse dove sono andati, così gli si sono andati fuori con la ditta Venturi. E il giorno dopo poi noi si lavorava il sabato mattina da Tossani, ci dava 50.000 lire come straordinario, insomma. Andando a lavorare in via Rivareno c'è ancora un'edicola e c'era esposta la civetta alla prima pagina dove c'era scritto bomba cop Casalecchio, quindi il mio primo pensiero fu quello di pensare alla mia amica, ovvio che non le sia successo qualcosa, e quindi ho questa cosa molto importante, cioè per la quale mio marito non poteva essere assolutamente a Casalecchio di Reno. C'è qualcun'altra persona che conosce di questa presenza di suo marito? Dove? È solo un ricordo suo in più, diciamo. Questa presenza dove? Con me? Sì. Ma lo studio Tossani lo sapevano tutti, cioè non potrebbero escludere che non ci fosse quel giorno perché era sempre lì. E poi dopo andammo a casa a cenare da mia mamma e poi questa persona, cioè un ricordo ben preciso di questa persona che andò a questa cena, quindi proprio me lo ricordo per questo motivo, ha capito?
Sì, una dichiarazione spontanea, certo, ma sicuramente rilevante. Vorrei, se posso, chiederle come mai ha questo ricordo proprio in relazione a quel giorno. Perché questa mia amica andò a questa cena, cioè, quindi poi si parlò di questo fatto, cioè la mattina dopo, andando a lavorare, leggendo la prima pagina, la prima cosa che mi venne in mente fu, ero molto attaccata a questa persona, fu quella di dire, che di pensare che non le sia successo qualcosa. Ma lei sarà andata, lei o le sue amiche saranno andate a molte cene, e purtroppo in quegli anni accaddero molti fatti di sangue. Ma quello è molto preciso, perché anche lei si ricorda dello scoppio della bomba, cioè è molto importante, perché lei stessa si ricorda, uscirono, non so, mentre stavano cenando, disse che sentì l'esplosione della bomba, che c'era un gran frastuono, eccetera. Senta, lei quando venne sentita il 29 novembre del 94, sapeva per che cosa era detenuto suo marito? No, no. Il 13 gennaio del 95 lo sapeva? 13 gennaio del 95, sì, beh, il 7 aprile del 95 lo sapeva, sì. Perché nel corso di questi due interrogatori non ha mai fatto riferimento a non quest'alibi? Mi è mai stato chiesto specificatamente, anche oggi non gliel'abbiamo chiesto, ma comunque anche in occasione dell'interrogatorio che ebbi a fare con il dottor Spinosa e la dottoressa Musti, gli si voleva quasi dire, ma non che cosa? Troncò il discorso, non lo vuole sapere, perché mi aveva chiamata per un'altra cosa, per delle dichiarazioni fatte dalla signora Ceccarelli. Le chiedo, lei sapeva il 13 gennaio del 95 e il 7 aprile del 95 che suo marito, a quel punto aveva confessato la rapina al casello autostradale, sì, archiviamola, era detenuto con un'accusa d'ergastolo? Sì. Spontaneamente lei perché non ritenne di riferire ciò che ci riferisce oggi? Ma le ripeto, cioè un alibi che poteva scagionare Marino Chipinti già nel gennaio. Ma perché comunque in quel momento poi non si ricostruì subito, capisci? Cioè non è che è stato arrestato, pure è stato, cioè si è venuto a sapere che era imputata di questa cosa e quindi si è ricostruito subito, ha capito? Cioè si è ricostruito dopo, anche parlando con questa persona mi è venuto in mente dopo. Capito? Quando è che lei, parlando con questa persona, ha focalizzato che quella sera Marino era da Tossani? Quello lo sapevo con certezza, cioè dal momento stesso in cui mio marito, cioè in cui la rapina di Casalecchio è stata fatta il 19 di febbraio, e il 19 di febbraio la signora Alessandra Baietti era andata alla cena e l'indomani mattina se ne era parlato che aveva sentito l'esplosione della bomba, eccetera, cioè lo sapevo perfettamente, perché uscendo dallo studio Tossani, siccome ci si frequentava spesso con queste persone, Marino mi chiese dove sono andati la Sandra e Michele. Non, la domanda è un'altra. Allora, non ho capito, scusi. Allora, lasciamo da parte un attimo, dopo ci torneremo su questa signora Baietti. Lei il 13 gennaio del 95, il 7 aprile del 95, ricordava che Marino era sempre da Tossani, libero dal servizio? Sì. Perché, certo, non ce l'ha detto? A chi l'ho detto? Ai pubblici ministeri che la interrogavano. Dunque, io ho avuto tre interrogatori, il primo il 29 di novembre, sì, la sera che ho voluto rispondere io a quelle domande, il secondo interrogatorio mi sono avvalsa della facoltà di non rispondere, giusto? Quindi, senta. Beh, insomma. Lei è stata sentita il 29 novembre del 94 e ha risposto, poi è stata sentita il 13 gennaio del 95 e si è avvalsa della facoltà di non, di non rispondere. Bene. Il 13 gennaio del 95 lei già se lo ricordava che Marino era da Tossani il 19 febbraio dell'88? Ma non mi ricordo se in quel momento preciso avevo già messo fuoco, avevamo già messo fuoco questa cosa, probabilmente sì. Probabilmente sì. Sì. Ma lei il 13 gennaio del 95, quando si è avvalsa della facoltà di non rispondere, sapeva che Marino era detenuto per la rapina avvenuta nel febbraio 88? Sì, sì. E già sapeva e già ricordava allora, certo, sì, sì, che sì, era da Tossani. Sì. Però si è avvalsa della facoltà di non rispondere. Mi sono avvalsa della facoltà di non rispondere. Poi viene risentita il 7 aprile del 95. E questa volta risponde. Sì. Le richiedo, per quale motivo
anche in questa circostanza non rappresenta i pubblici ministeri, stiamo parlando di un anno e mezzo fa, sì. più di un anno e mezzo sì. fa, non rappresenta i pubblici ministeri questo suo ricordo che poteva togliere dai guai Marino? Allora, le rispondo che certo. non ho risposto a questi pubblici ministeri perché l'interrogatorio era fatto su delle domande ben precise, e cioè sulle dichiarazioni della signora Ceccarelli. Quando alla fine dell'interrogatorio è stato detto al dottor Spinosa che per il 19 di febbraio c'era un ricordo ben preciso, non l'ha voluto sapere. Non l'ha voluto sapere. Non l'ha voluto sapere. Ha detto basta così, siamo a posto così. C'erano anche gli avvocati presenti, tra l'altro. Ascolti, signora. Sì. Gli avvocati, quali avvocati? Erano presenti? Sono scritto, c'è scritto anche... Ah, gli avvocati anche di suo marito? Sì, ah. Mi accompagnavano. Sì, erano presenti, è stato compiuto un atto così, sì, sì, no, erano presenti gli avvocati. No, conoscendo verbale, il valore comunque, degli difensori, appare strano che non abbiano poi... Le chiedevo, ma i suoi... Ah, una scelta. Ah, cioè. Prego. Erano presenti i difensori di suo marito? Sì. Nessuno dei presenti sollecitò in tal senso il pubblico ministero? Sì. Però sì. Non fu ascoltato. Senta, siamo nel marzo del 95. Scusate, ma perché erano presenti i difensori dell'imputato? Non lo so. Ma mi hanno accompagnato, perché l'indagata? No, non so come rispondere. Una cortesia. Delle volte si fa, dipende dalle previsioni della procedura, mica che delle volte sì e delle volte no, secondo. Prego. Tra l'aprile del 95 ed oggi, dicevo, sono passati parecchi mesi. Perché non ha mai pensato di chiedere un colloquio con il pubblico ministero, con i pubblici ministeri, con coloro i quali proseguirono le indagini, perché per riferire ciò che a suo dire non le venne consentito di dire quel giorno? Ci ho pensato, ma si aspettava questa chiamata. È stata una sua scelta? È stata una sua scelta? Sì. Grazie. Prego. Signora, su questo punto, lei ha mai riferito queste circostanze ai difensori di suo marito? No, i difensori, a suo marito, se l'ha riferito a suo marito, che c'entra i difensori, scusi, abbia pazienza. Non viene ammessa, l'ha mai riferito a suo marito, che lei sapeva di tutto questo? Sì, ma comunque. D'accordo, sin dal primo momento? Da quando me lo sono ricordata, sì. D'accordo, ci sono altre domande? Nessuna si può accomodare, grazie. Grazie.